Dai libri da sport ai consigli online, con la possibilità di consegna a domicilio o con il ritiro in negozio, anche di pacchetti già pronti con tanto di dedica. Così ci si prepara al Natale 2020, il più atipico mai visto. Stiamo cercando di fare un Natale il più normale possibile. Ovviamente ci siamo organizzati creando degli spazi più ampi per permettere alle persone di stare in fila senza essere troppo vicine. Abbiamo una cassa dedicata solo alle persone che ci chiedono il pacchettino prima, anticipatamente, perché questo è un servizio che offriamo, è possibile farlo, e quindi diciamo venire in libreria solo per ritirare i pacchetti senza sostare più di tanto nel negozio. Le librerie infatti sono rimaste aperte a differenza del precedente lockdown, anche con l'entrata della regione Toscana in zona rossa, ma i servizi per raggiungere quante più persone possibili sono comunque aumentati, seguendo la scia di quanto sperimentato la scorsa primavera. Abbiamo mantenuto il servizio di consegna a domicilio con anche possibilità di inserire dediche e regali all'interno dei pacchettini consegnati. Abbiamo ampliato la nostra possibilità di spedire, quindi includendo anche l'estero, e sicuramente mantenendo tutto il territorio nazionale con tempi lavorativi di circa qualche giorno. Qual è il valore di un libro in un momento così delicato, in cui magari si ha anche più tempo per sé? Perché scegliere di regalare un libro? Ma sicuramente perché è un ottimo antistress. Leggere è stato dimostrato che abbassa lo stress, abbassa i battiti del cuore, e quindi diciamo ci rende proprio più rilassati e più tolleranti anche verso le cose che ci circondano, che non sono sicuramente troppo serene e tranquille ultimamente. E un libro è sicuramente non si regala solo l'oggetto, ma si regala anche il messaggio che contiene, quindi secondo noi è il miglior regalo possibile.